Io so, parlo sempre cose negative. Comunque la causa che mi ha definitivamente isolato dal resto del mondo è stata la caduta dei capelli. Perché io ero in casa, ero nervoso, dovevo fare la plastica al naso, dovevo partire. Allora c'avevo delle forbici in mano, dicevo tagliami i capelli, mia madre non mi voleva tagliare. Allora ho dato due sforbiciate, una così e una così. Poi è tornata mia sorella e me li ha pareggiati, cortissimi, a zero. E quando sono andato sul bar, una settimana dopo che un po' si poteva vedere, subito mi hanno detto che perdevo i capelli, invece fino a quel momento non aveva detto niente a nessuno. È stata questa la causa della perdita dei miei capelli. Io che già che venivo da un amore molto, insomma, non tanto. Da un amore fallito anche da altri amori, venivo da lavori persi come quello del postino, che ho sbagliato la domanda perché mi era venuto in mente una menzogna che si diceva su di me, proprio mentre stavo per leggere la domanda che poi mi avrebbero fatto, che stavo per studiare. Ho quell'altro concorso che non feci, insomma, parlo sempre di cose negative, mi dispiace di cosa dovrei parlare, non ho amori, lavori, amici. Ne avevo uno, ma è volato in cielo. E così mi vengono tutte cose negative, di morte, distruzione, disperazione. Magari cambiasse, magari anch'io potessi avere una vita normale, una fidanzata, un lavoro, dei figli. Ma questo è, insomma, non so se è realizzabile. Con la chitarra cerco di strimpellare un po'. Mi dispiace il cuore che la mia vita sia andata così, senza quei principi fondamentali che sono il lavoro, l'amore, l'amicizia. Proprio c'è un magone che mi schioppa e mi sto curando, ma è difficile. Vabbè.